Ragazze, benvenute in un nuovo video. Come vedete, oggi siamo nella mia cucina perché faremo la torta fatta con le uova di cioccolato, quelle di Pasqua. Prima di cominciare, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non avete già fatto e attivare la campanella. Allora, vi dirò subito tutto quello che ci serve. Allora, questo è tutto l'occorrente. Vi dico prima gli ingredienti, che sono 3 uova e io ho già separato i tuorli dagli albumi. 220 g di zucchero, 300 g di farina per dolci, 150 g di olio di semi, 160 g di latte, un pizzico di estratto di vaniglia e io uso questa con il bourbon. Una bustina di lievito per dolci e io uso questo Maria Rosa. 230 g di cioccolato fondente che andremo a tritare e qualche pezzetto di cioccolato fondente da mettere sopra. E in più ci servirà una spatola, uno sbattitore, un mixer per andare a tritare il cioccolato fondente e una tortiera con lo stampo per fare le ciambelle, perché andremo appunto a fare una ciambella del diametro di 24 centimetri. Ho già acceso il mio forno, questo è ventilato, quindi ci servirà preriscaldato a 160 gradi, mentre invece se avete un forno statico dovrete metterla a 180 gradi. È tutto pronto, quindi io direi che possiamo incominciare. Quindi per prima cosa prendo il mio mixer e ci metterò dentro il mio cioccolato fondente perché devo tritarlo. Perfetto, abbiamo tritato finalmente il nostro cioccolato fondente. Adesso vado a montare i nostri albumi. Ora che i nostri albumi sono montati a neve, vado a prendere un altro recipiente, ci metto dentro i 3 tuorli d'uovo e lo zucchero e un cucchiaio di estratto di vaniglia. E ora vado a sbattere con lo sbattitore. Vado ad unire il latte. L'olio di semi e vado a incorporare poco per volta la farina e il lievito setacciati. Con l'aiuto della spatola mi metto a incorporare l'albume nel nostro composto. Poco per volta, mescolando dal basso verso l'alto. Ora incomincio a incorporare il cioccolato fondente che abbiamo passato precedentemente nel mixer per farlo a pezzettini piccoli. Qui il risultato del nostro composto bello cioccolatoso. Adesso ho preso il mio stampo per la ciambella, l'ho imburrato e infarinato. Prendo qualche pezzetto ancora di cioccolato fondente e lo metto sul fondo così che come la capovolgo il cioccolato rimane sopra. Speriamo. Ci metto il mio composto. Ecco qui la nostra torta, adesso la metterò in forno ventilato a 160 gradi per 60 minuti o in forno statico a 180 gradi per 50 minuti. E voilà, la nostra bellissima torta è pronta.
pronta, guardate che bella aspetta, la nostra bellissima ciambella. Io ho già preparato coltello e piattino e adesso l'assaggio con voi. Quindi taglio un bel pezzettino. Guardate com'è bella dentro. Buonissimo. E niente ragazze, questo per il momento è tutto. Io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao ciao. Io finisco la torta intanto.